cosa volevo accennarvi? Degli dei di Roma. Gli dei di Roma sono, per una curiosa opinione fin troppo diffusa presso gli studiosi di storia delle religioni, sono dei di importazione. Pare che i romani non avessero nessuna capacità di comprendere, di concepire un'idea religiosa, e quindi erano costretti, i poverini, a prendere da una parte dagli etruschi, dall'altra parte dai greci, tutte quante le figure religiose, le quali, secondo i suddetti studiosi di storia delle religioni, ovviamente altro non sono che potenze naturali: il tuono, il lampo, il seme che cresce, il seme che muore, eccetera, eccetera. I romani si sono sentiti particolarmente offesi di questa concezione che avevano di loro, e mi hanno incaricato di chiarire un pochettino la faccenda. Se facciamo un esame delle fonti originali, soprattutto ovviamente degli autori romani, intendo dire, gli autori latini, e dei miti che in qualche caso vengono raccontati, separando attentamente i miti tardi dovuti all'interpretazione greca, al sovrapporsi dei greci, e cercando di scavare nei miti che sono invece più antichi e più originali, possiamo ricostruire qualche cosa di queste figure divine. Prego la prima. Io volevo parlare rapidamente di 5-6 divinità principali del mondo romano, andando in un certo ordine. Cominciamo quindi chiaramente con Giano. Giano è il primo dio che si rivela nel territorio del Lazio. Giano, come scrive qui Macrobio, che in Saturnalia di Macrobio vanno sicuramente letti almeno 10 pagine alla sera prima di addormentarsi, così poi uno se li sogna di notte e li capisce più approfonditamente. Macrobio ogni tanto ci dà qualche informazione interessante. In questo caso, ad esempio, parla di Giano che regna con Camese, mentre tutti quanti gli autori Camese lo considerano di sesso femminile e ne fanno la moglie o la figlia o l'amica femmina con cui era imparentato Giano. Invece Macrobio è l'unico che ce lo dà in forma maschile, come si vede dal testo latino, chiaramente, non dalla traduzione in italiano. Questo che cosa ci dice? Che Giano arriva in un posto che è già abitato, probabilmente una popolazione paleolitica, suppongo, diretta da Camese, e stabilisce la sua sede sul Gianicolo. Il Gianicolo è l'ottavo misterioso colle di Roma. Roma non è costruita su 7 colli, ma su 8. E l'ottavo colle in genere se lo dimenticano sempre. Questa roccaforte che Macrobio chiama Gianicolo, ma che sappiamo chiamarsi Antipoli, cioè la controcittà, non contro perché sta dall'altra parte del Tevere rispetto al Palatino, questa Antipoli purtroppo non ne abbiamo assolutamente niente. Se vi capita di leggere su Simmetria Online un articolo su Settimonzio Gianicolense, potete farvi un'idea della enorme estensione che aveva questa civiltà preromana, che andava praticamente, per chi conosce Roma, dal San Camillo, più a sud dell'attuale San Camillo, arrivata fino quasi al raccordo anulare. Erano 7 villaggi, 7 paggi, distribuiti su questo arco lunghissimo di territorio, tutti quanti sul territorio però del Gianicolo, e probabilmente a questa storia che si riferiva Macrobio. Chi è Giano? Prego. Giano dalla radice indoeuropea Ia, che vuol dire via, andare, passaggio, è il dio del passaggio. Non è un portiere come comunemente ci vogliono far credere sui libri, quello è Gianluigi Buffon, tutta un'altra storia. Giano è colui che dirige, che consente, che è signore dell'entrare e dell'uscire. Ad esempio, Giano, funzione molto importante, è colui che trasforma il non tempo in tempo ideale. Cioè, non siamo ancora al tempo storico, quello sarà Marte,
non siamo nemmeno al tempo mitico che precede Marte, che è il tempo di Saturno, siamo a un tempo ideale, esiste la possibilità che ci sia un tempo. E il Signore di prima, suo sacerdote Rex Sacrorum, che è il primo dei, dei cinque sacerdoti principali di Roma, avanti, prego, e soprattutto è il creatore per eccellenza. Questa frase di Ovidio, questi due versetti di Ovidio, io che ero stato mole rotonda ed informe, quindi l'indifferenzialità primordiale della divinità con la D maiuscola, presi l'aspetto e il corpo convenienti ad un Dio. Questo è il primo passaggio che compiamo, dal non esistente all'esistente, però non è ancora creazione. Allora, per la come creatore Giano viene accomunato al Sole, e il calore, il fuoco, e qui chi si intende di orfismo e di pitagorismo può dire molto meglio di me queste cose, Giano è il fuoco che è capace di creare. Infatti troveremo questo fuoco che è Giano, che è considerato un sole, qui ci vorrebbe il sole con la S maiuscola, lo troveremo più avanti parlando del quarto dio di primo livello, diciamo, avanti. A Giano segue Saturno, nel mito Saturno trova rifugio nel Lazio, Giano lo accoglie e gli cede l'altra parte del territorio di Roma, quindi la zona Campidoglio Palatino. Saturno in particolare, secondo questo mito, sceglie il Campidoglio e sul Campidoglio fonda la seconda Roma, se la prima Roma è Antipoli, la seconda Roma che prende da lui il nome di Saturnia. La radice da cui viene il suo nome è Sat, Sat indica pienezza, abbondanza, sono saturità. E infatti nella religione romana sua paredra è Ops, che per il cui nome vuol dire abbondanza. È colui che insegna gli uomini a seminare, a coltivare, a potare gli alberi, a fare gli innesti, quindi attività bassamente agricole, ma non è un agricoltore. Soprattutto Saturno è il signore del Tempio. Non posso approfondire la questione, Macrobio parla esplicitamente del frontone del Tempio di Saturno, in cui ci sono dei simboli, i tritoni, che sono il segno del passaggio da un tempo non tempo a un tempo mitico, quindi inizia il mito del tempo. E Saturno, questo tempo, ha la capacità di dargli un termine. Sapete che i Saturnalia si festeggiano a dicembre, sapete che subito dopo i Saturnalia cominciano le divinità femminili ctoniche, che culminano con Angerona, quindi con la morte del Sole, con l'apparente morte del Sole, per cui Saturno è un dio pericoloso. È un dio pericoloso perché è un dio capace di dare fine al tempo. È una sua qualità. Le qualità degli dei romani sono personificate con un nome proprio, come se fossero divinità a sé stanti. Una divinità di cui ci parlano è l'Ua Saturni, la dissoluzione di Saturno, che è la qualità con cui, che specificatamente entra in azione della distruzione, ovviamente mediante fuoco, delle armi dei nemici. E passiamo alla terza divinità, talmente antica che sinceramente è sconosciuta, cioè è difficilissimo riuscire a parlare di Vertumno, perché nel mondo romano di Vertumno non rimane praticamente niente che si possa dire con certezza. Tenete presente una cosa che mi sono dimenticato di accennarvi: Giano non ha nessun corrispettivo nel mondo greco, Saturno avrebbe teoricamente come corrispettivo Cronos, ma Cronos ha tutta quanto un'altra attività. Cronos porta la falce, Saturno porta il falcetto per tagliare le messi, quindi simbolo di ricchezza, assolutamente niente simbolo di morte, non divora i suoi figli e cose del genere.
Vertum, no, idem come sopra, non ha assolutamente nessuna correlazione né con il semidio proteo, il greco proteo, che come vedremo è completamente diverso. Che cosa è interessante di Vertum? No, l'origine del suo nome, la radice qua, qui solitamente viene riportato, è vert, vert da cui vertere e vortere, per cui si può dire indifferentemente Vertum o Vortum, no? Ma c'è chi ha avanzato invece la relazione con una radice vorta. Questa radice vorta è molto interessante perché è una radice, come vedete, che indica amicizia, unione fra uomini e dei, adempimento di una cerimonia religiosa. Quindi Vertum sarebbe colui che compie il rito. Come Giano è colui che inizia il rito, perché a Giano aspettano sempre le prime azioni in tutto quanto, nella preghiera, nell'ingresso dei sacerdoti, eccetera, eccetera. Vertum invece si interessa del compimento. Avanti, prego. Un'altra particolarità di Vertum, questo qui l'ho trovato grazie a un verso di Orazio. Orazio dice di una persona: è nato con tutti i vertumi sfavorevoli. Grattando, andando a cercare un po' il significato di questo, che cosa viene fuori? Che Vertum è un dio che tutela l'andamento della vita, degli eventi di una persona. È colui che è colui che porta a compimento, ecco un'altra relazione con la radice corta, porta al compimento il buono e il cattivo andamento di quella che è la vita del soggetto. Ma non basta, avanti prego. Vertum potrebbe essere un antichissimo dio del trionfo romano ovviamente, una qualità che è andata persa se non fosse per un fatto che, avanti. La linea gialla che vedete, spero, è una linea che parte. È una linea che parte. È il percorso che seguiva il trionfatore con l'esercito che lo seguiva, partendo dal tempio di Apollo presso il teatro di Marcello. Risaliva sul lato del Campidoglio, questo è il Campidoglio e questo è il Palatino ovviamente, passando per la porta Carmentale e poi riscendeva verso il Circo Massimo, esattamente in questo punto, quasi a segnare l'andamento del percorso, c'è la statua di Vertunno. Scende il corteo del trionfo, arriva al foro Boario, che non è, bellissima frase di Cironi Spilandi era un grande archeologo romano dei primissimi del Novecento, che a quelli che dicevano che il foro Boario era il posto dove si vendevano i buoi e il bestiame, gli diceva che erano dei chiappagranchi, un po' dimenticare, chiappagranchi che dicevano scerpelloni. Il foro Boario in realtà era il foro più antico di Roma, tanto importante che c'erano le botteghe degli argentieri e degli orefici, e Cicerone invidiava suo fratello che aveva i soldi per potersi comprare la casa al foro Boario, quindi è difficile, lui si comprava la casa in mezzo alla puzza delle tambe del buono. Comunque sia, nel foro Boario c'è la seconda statua, la statua di Ercole Vincitore. Quindi il trionfo passa da Vertum a Ercole Vincitore, fa il giro in senso antiorario, cioè il giro della fondazione di Roma, il giro che ha fatto Romolo per fondare Roma, fa il giro del Palatino e poi ha attraversato quello che poi diventerà il foro romano classico, saliva sul Campidoglio al Tempio di Giove. Il carattere particolare di Vertunno, del Vertunno romano, è conservato nel Vertunno etrusco. E questo signore qui, che scrivete, voi che conoscete l'etrusco, leggete il nome Vertunno, ovviamente
da destra a sinistra, ed è un dio giovane, atletico, che porta la lancia, quindi un dio guerriero, il che ben si accomuna con l'idea di un dio collegato al trionfo. Avanti. Avanti. E arriviamo al quarto, Vulcano. Vulcano non è un dio zoppo e non è tantomeno un fabbro, quello è Efesto, il dio greco, tutta un'altra storia. Vulcano è il dio del fuoco, infatti il suo stesso nome verrebbe da Ulca, da una radice Ulca che vuol dire tizzone, o più interessante potrebbe essere collegato a una parola iranica, mi sembra iranica adesso sinceramente, non mi ricordo, che è Varkar, che vuol dire il luminoso, quindi è connesso in ogni caso con sanscrito, domando scusa, sanscrito. Quindi è connesso con la luce, con il fuoco, con la luce del fuoco. Alcuni caratteri fanno pensare che sia un dio del fuoco sotterraneo, poi vediamo il perché. La spiccata attività di Roma, di Vulcano, scusate, è quello di essere difensore di Roma dai pericoli fisici, come lo vediamo? Dal fatto che all'ara di Vulcano, ara antichissima come quella di Saturno, poco meno, venivano bruciate le armi dei nemici. Ma, particolare interessante, venivano bruciate le armi del soldato, del generale romano che aveva fatto il rito della devozio e non era riuscito a morire in battaglia. Quindi erano le armi magicamente caricate di una potenza, virgolette, malefica, che doveva essere scagliata contro il nemico. Non c'era riuscito, ma le armi erano rimaste impregnate di questa forza particolare. Bisognava distruggerle, ci voleva un dio particolarmente potente per distruggerle, e quindi Vulcano. Vulcano, le offerte di animali, i famosi piscicula, i pesciolini offerti a Vulcano, come le altre offerte che gli si facevano, che erano in genere bestie con il mantello rosso, chiaramente, a differenza di quello che succedeva per le altre offerte, dovevano essere bruciate completamente, era un olocausto, bruciare del tutto, causto. Mentre nel caso delle altre divinità il sacrificio era tale che si sgozzava l'animale, si faceva eliminare il sangue e poi, come sapete, veniva una parte, i romani non erano stupidi, la parte meno nobile veniva bruciata sull'ara, la parte migliore, quindi il coscio, eccetera eccetera, veniva diviso fra i sacerdoti e gli astanti, gli offerenti, scusate. Avanti. Perché il dio del fuoco sotterraneo? Perché ha una particolare relazione ovviamente con le corporazioni dei fabbri, i Cabiri, i Calibi, gli Onnes, i Telchini, eccetera eccetera. I fabbri hanno la caratteristica di trasmettere, essendo una corporazione molto chiusa, di trasmettere per via iniziatica le loro conoscenze. E soprattutto, avanti, prego, lavorano in caverne secondo i miti che li riguardano. Questo è Cardini che parla dei fabbri in un suo libro sulla cavalleria, parlando della spada. Gruppi di personaggi mitici in rapporto assai stretto con il mondo ctonico venivano presentati in caverne, con i metalli che lavoravano, con la musica e la danza, con la magia, con i culti misterici e i riti iniziatici giovanili. Sulla base di queste parole di Carandini, lo storico di Roma, l'archeologo di Roma, avanza l'ipotesi appunto che si trattasse di Vulcano come fuoco sotterraneo. A questo punto mi dovrei dilungare su quello che è il concetto di Vulcano come fuoco sotterraneo presso gli scrittori della Saturnia Tellus, ma ovviamente salto perché sennò finiamo un po' troppo tempo. L'unica cosa interessante è Di Nardo, uno di questi scrittori, che interpreta Saturno come Sat-Ur, la pienezza Sat-Ur del fuoco, questo per darvi un'idea. Avanti, prego. E finiamo in bellezza con Vesta. Questa curiosissima, scusate, non curiosa, come dire,
questa singolare idea che compare apparentemente molto tardi nel mondo romano, perché la prima conoscenza, la prima notizia che noi abbiamo di Vesta è il rapporto con il Tempio che in piena età monarchica le viene costruito alle pendici tra il Campidoglio e il Palatino, sulle rive del Velabro, per capirci. Mi sembrerebbe una dea appena arrivata. E quindi su questo si basano i famosi studiosi di storia delle religioni, dicendo Vesta altro non è che la greca Hestia, ma Hestia viene dalla radice sueit, e sueit vuol dire fuoco, vuol dire bruciare, quindi Hestia è propriamente il focolare. Vesta è qualcosa di più, Vesta viene da Wes, che è abitare, quindi Vesta è la casa, la casa che comprende il focolare e comprende anche la dispensa, cioè ciò che si mette da parte, l'alimentazione. Il penus Vesta del Tempio di Vesta, che voi come sapete stava nelle profondità del Tempio di Vesta, conteneva i penati del penus, conteneva alcuni dei sette pignora di Roma, conteneva il fallo magico che dava la potenza a Roma, che veniva appeso al carro del vincitore nel trionfo, eccetera, eccetera. Avanti, prego. Ecco quindi che Vesta non può essere una dea ultima arrivata. Vesta in realtà è l'ultima personificazione di una serie di dee. Roma ha questa caratteristica, ti cambia il nome del dio o della dea, ma sempre quello resta. Noi partiamo da Ops, come prima detentrice del fuoco sacro. Poi troviamo ad esempio Caca, la sorella di Caco, re dei Siculi che abitava sul Palatino, eccetera, eccetera. Sono tutte quante dee che custodiscono il focolare sacro. Avanti, prego. Vesta appare come la traduzione in culto pubblico e civico di una più antica divinità della terra che permane come culto privato e segreto della casa del re. Ecco perché il primo tempio di Vesta lo costruisce un re. Mi sembra di ricordare Numa Pontilio, se non vado errato. Avanti, prego. A questo punto la domanda sorge ovvia. Vesta è un focolare, ma il focolare deve portare un fuoco. Vesta è una potenza creatrice, infatti Vesta è considerata la madre dei Romani, tanto che chi veniva accusato di rapporti sessuali con una vestale veniva accusato di incestum, non di adulterium o di coitum. Incestum, che è un termine tecnico giuridico romano molto particolare. Chi è il fuoco? Purtroppo non abbiamo nessuna documentazione sicura in merito. Io mi appoggio all'interpretazione di Baistrocchi, il quale suppone che sia Giano. Perché? Perché Giano è quel sole, quel fuoco generatore primordiale per cui nasce la creazione, per cui con ogni verosimiglianza ci troviamo Giano, Janus Pater, il fuoco che arde nel focolare di Vesta. Avanti, prego. E finiamo con due divinità di rango differente, cioè finora abbiamo visto cinque dei archetipici, cinque dei che vanno da prima della creazione dall'esistente fino alla creazione dell'esistente, ma in forma archetipica. Gli ultimi due da considerare sono chiaramente Venere e Marte, che non sono marito e moglie, quello nella storia greca, qui siamo a Roma, tutta un'altra cosa, manco si conoscevano a Roma. Venere ha un'origine del suo nome molto particolare e molto singolare, in quanto si tratta di un neutro sostantivizzato, una radice Venus, sostantivizzato e sostantivizzato al femminile. Il significato di questo Venus ce lo dà il verbo venerari, in questa citazione di Mezzil. Venerari è cercare di piacere, rendere favori al Dio, sperando di riceverne in cambio, senza negoziazione, un'altra forma di cortesia che è la venia divina. E di Mezzil sottolinea giustamente che non si tratta di un atto fideistico, perché Roma
effusioni la pietà romana non le conosce, il romano non si mette in ginocchio. Stiamo parlando di Roma, non c'entra niente di cristianesimo. Quindi è una forma proprio di rapporto particolare che ha il fedele con questa divinità. Altra prego. Ho descritto in un libro che ho scritto sul Venere, ho descritto questo potere venusiano. Ricorda tanto i venusiani che venivano da Venere per questa altra storia. Quindi abbiamo da un lato la signora della grazia divina, domando scusa, Maria Grazia Plena, Venere Grazia Plena, Venus Grazia Plena. È un potere magico, non è un potere ordinario, è un potere che costituisce esattamente l'opposto del classico rapporto che ha il romano con la sua divinità, dout des. Tu fammi questo e io ti do quest'altro. Un rapporto estremamente giuridico, espresso qualche volta addirittura in forma proprio contrattuale. Entro tot giorni ti sacrifico tot animali, eccetera, eccetera. Avanti, proprio. Mentre Venere è il potere femminile. I femministi avrebbero molto da imparare, signore mie. Venere è il potere femminile e già Dionigi d'Alicarnasso, nelle sue storie romane, lo descrive molto bene, senza sapere di parlare di Venere, naturalmente, quando nell'episodio in cui Coriolano marcia su Roma e allora Valeria con le altre donne gli vanno incontro per fermarlo, eccetera, eccetera, Valeria dice: noi donne possediamo un potere che non è posto nelle armi o nella forza delle mani, da questa ce ne sente la natura, ma nella benevolenza e nella persuasione. Questa è la differenza fra il potere di Venere e il potere che hanno gli altri dei. L'offerta, la richiesta, scusate, che si fa a Venere e la richiesta che si fa ad altri dei. Perché questo è il potere venusiano, che è femminile. Assolutamente non sto dicendo che è inferiore, superiore, sta a destra, sta a sinistra. È un'altra cosa, sta alla pari col potere maschile che risiede nella forza delle mani e delle armi. Due cose distinte, Venere e Marte. Allora, Marte, scusate, chiudiamo in bellezza, perché Marte, essendo il padre di Romolo e Remo, ha il diritto di essere citato per ultimo. Allora, Marte, che ovviamente non ha niente a che vedere con l'Ares greco, non viene da mas, donde maschio, ma dal casomai, da una radice mar, da cui viene il sanscrito Marikis, che vuol dire lucente. Quindi Marte è un dio luminoso, e anche guerriero, ma fondamentalmente un dio luminoso. Infatti l'antichissimo Carmen Saliare parla, si invoca Marte dicendo: quando tuoni o luminoso, davanti a te tremano tutti gli dei che lassù ti hanno sentito tuonare. Quindi un dio celeste, signore del tuono, che non è quindi di Giove, Giove, scusate, ma viene un pochino più tardi, in quanto Dio luminoso è un protettore di Roma, ma è proprio protettore terreno. Stiamo scendendo, come vi ho accennato, da primo livello, secondo livello, terzo livello, poi ci sarebbe pure lo scantinato, ma lasciamo perdere. Marte è preposto al mantenimento dell'ordine, questo è molto importante. Marte non sta dentro la città. Tutti quanti questi dei pericolosi, come Saturno, come Vulcano, sono venerati al di fuori della cinta, al di fuori della cinta delle mura di Roma. Il santuario di Marte in particolare stava dopo Porta... Vabbè, scusate, meglio... No. Dove Ettore Muti aveva casa, un giorno o l'altro me lo dico. Quindi Marte è preposto al mantenimento dell'ordine, ma sul limite, quindi lui difende il confine dei campi, difende il confine della città, difende dal nemico umano, ma difende anche dalle forze pericolose. Ecco perché sta sul limite dei campi,
perché difende i campi, niente a che vedere, non è un Marte agricolo, questo se lo sono inventati, non Pais, studiosi moderni, non è un dio agricolo, difende i campi dalle forze negative che possono, che possono assalire i campi. Tenete presente che fra le... fra le leggi, fra le sentenze romane che ci sono arrivate, ce n'è una estremamente interessante, in cui un tizio viene accusato di avere rapito magicamente il raccolto del suo vicino, perché il vicino aveva il campo più bello, più ricco, una terra più ricca, e quindi se l'era portata magicamente nella sua terra. Ecco. Questa è una delle cose in cui Marte sarebbe intervenuto, perché era proprio una forza negativa, una forza pericolosa che veniva scatenata sul limite del campo. Prego. Ultima cosa, ma qui lasciamo perdere perché sarebbe troppo lungo, ovviamente Marte, essendo anche un guerriero, non essendo solo un guerriero, essendo anche un guerriero, è colui che si occupa dell'iniziazione dei giovani come guerrieri. Ci sono dunque tutti quanti questi dei chiaramente devono essere in qualche modo venerati, quindi qualcuno deve officiare per loro, e Roma, attraverso i suoi pontifices, crea una casistica molto, molto particolareggiata, perché i romani, non so, quei poveracci, se ci sono tra voi avvocati che hanno studiato diritto romano, hanno tutto quanto la mia ammirazione. Allora, a Roma vengono distinti due tipi di rituali, di rituali e quindi di sacerdozi: i sacra privata e i sacra pubblica. I sacra privata chiaramente sono quelli amministrati dal singolo individuo, il pater familias, o amministrati dalla famiglia o dalla gens. Pensate ad esempio al culto di Ercole all'Ara Massima, che era di pertinenza della famiglia dei Pinari e dei Potizi. Mentre i sacra pubblica erano compiuti da una classe sacerdotale o anche da una classe sociale. Notate bene, non era necessario essere sacerdoti, perché quando le matrone compiono il rito a Bona Dea il 4 dicembre, non sono sacerdoti, non sono ufficialmente sacerdotesse, ma esplicano un'azione sacerdotale, e poi vedremo. I sacerdoti sono in origine patrizi fino al 350-360 da quelle parti. Nel 360 cominciano a essere scelti anche fra i plebei, e addirittura dal 104 vengono eletti, o meglio vengono confermati dai comizi a Calata, vengono confermati come sacerdoti. La cosa veramente importante è che, siccome noi parliamo sempre, andiamo più indietro possibile nel tempo, erano in origine patrizi cooptati direttamente dal collegio o dalla sodalitas, ma restavano comunque cittadini, per cui a differenza del sacerdote di una religione monoteista, potevano ricoprire cariche ufficiali, sia pubbliche, sia civili, sia militari. Gli unici requisiti richiesti: cittadinanza romana, nascita legittima, genitori liberi, integrità fisica e morale. Allora, scrive quest'autore sconosciuto, che ha fatto però un bell'articolo sull'argomento: i sacerdoti non costituivano una casta né una classe, non godevano di particolari soneri, ma al tempo stesso, non essendo l'esercizio di una carica sacerdotale incompatibile con alcun'altra attività, potevano continuare a svolgere la vita abituale di qualunque cittadino romano. Quindi non c'era necessità di una iniziazione particolare quando il cittadino veniva cooptato dal collegio per diventare sacerdote. Ora, fare il sacerdote non è che sia un'etichetta che si mette sull'abito. Fare sacerdote vuol dire manovrare cose sacre, avere rapporti diretti con il Dio, essere capace di contattare il Dio e portare ciò che è divino a fare
questo o quello sulla terra. Questo purtroppo si vede male. Per illustrarvi una cosa del genere, leggiamo brevissimamente quest'ultima diapositiva. È una mistica contemporanea, una mistica spagnola che si chiama Madre Trinidad della Santa Iglesia, della Santa Madre Iglesia, la quale nel 1962 scrive queste parole parlando della consacrazione della messa. Dov'è una creatura creata che si è innalzata alla dignità terribile di far scendere dai cieli il Dio vivo? Quando mai si è vista tutta la corte celeste prostrata volto a terra in attesa sorprendente adorare quel momento terribile in cui tu, o sacerdote, pronunci su questo pezzetto di pane le parole di consacrazione e di vita che fanno correre qui rapido davanti al tuo comando lo stesso Dio intoccabile a introdursi in quell'ostia bianca? Questo è il potere del sacerdozio. Forse un po' di sacerdoti romani, cristiani se lo sono perso, forse hanno lasciamo perdere. Però questo è il potere del sacerdote. Il potere del sacerdote è quello di attirare il divino e condurlo là dove deve essere condotto. Il fatto è che questo che abbiamo detto vale sia per i sacra pubblica che per i sacra privata, perché anche nei sacra privata il sacerdote, il pater familias o chi poi il capo della gens doveva officiare un atto sacro. Dove gli veniva quindi questo potere? Avanti. Questo potere gli veniva molto semplicemente dal cursus iniziatico che aveva accompagnato fin dall'adolescenza, dalla prima adolescenza, il romano, maschio o femmina che fosse, attraverso vari passaggi iniziatici, fino a che l'iniziazione si compiva nell'ultimo rito, che era quello a ottobre, al Tigillum Sororum, dove i maschi venivano affidati a Janus Curiatius, le femmine Iuno Sororie, e concludevano diventando giovani adulti che potevano ufficialmente entrare nella società romana. Questo vuol dire che si trattava di iniziazioni talmente potenti che non c'era necessità di altre iniziazioni per amministrare il sacro. La Societas Romana era quindi una societas di per sé iniziata. L'ultimissima cosa, volevo farvi vedere quanti sono gli apostoli? 13. Allora, ecco il tredicesimo apostolo. Ghirlandaio, l'ultima cena. Ovviamente notate che lui sta vicino a Giuda, perché sa che prenderà il posto di Giuda appena Giuda si impicca. San Gatto diventerà il nuovo apostolo. Signore, grazie per la presenza.